Come spieghi che l'Inter ha qualcosa come 11-14 punti in meno dell'anno scorso? Forse, domanda, certe cessioni hanno e certi acquisti, non, soprattutto gli acquisti, non hanno compensato le cessioni? Domanda. Allora, sicuramente le cessioni ci sono state e sono state importanti, perché tu parti da avere Eriksen, è una cessione dovuta a quello che è successo in campo, Lukaku, Hakimi, ti ritrovi con Oriali, ma al di là del discorso Conte, panchina, anche senza Conte, Oriali e tutto il resto, però in campo solo con i giocatori comunque ti sei impoverito, hai posto delle toppe che vanno benissimo, però prima dicevi che il campionato si è livellato, si è abbassato di qualità. Coro. Secondo me è vero, ma solo nella parte alta della classifica. Nella parte medio-bassa, in realtà, si è alzata la qualità. Ma è quello il problema, che toglie i punti alle grandi squadre. Quello. Si è alzato il livello di quelle basse, si è abbassato il livello di quelle alte. Tolgono punti alle grandi. È anche vero, però, che l'anomalia è l'Inter. L'anomalia è l'Inter, l'anomalia sono tutte le squadre di vertice, però nessuna delle quali sta andando oggi. Soprattutto oggi a mille. Però Tiziano, tu delle grosse, hanno tutte i numeri, delle grosse difficoltà. Quanti punti, tu mi hai chiesto quanti punti meno all'Inter, quanti punti ha il Milan rispetto all'anno scorso? Ha tre punti in più. Vedi, quello è il livello, cioè manca una che ha spaccato il campionato. Io dico che l'anno scorso era l'Inter di Conte. Con Conte in panchina anche quest'Inter sarebbe stata molto molto più su, e forse già questo l'Inter punto, perso. Questo però non abbiamo controprove, è la tua convinzione personale. Ha perso delle liti di questo bravo allenatore, bravo e basta. Ha perso delle caratteristiche l'Inter, che con i giocatori che sono stati presi non ha più la profondità che gli dava Lukaku, che gli dava Hakimi, gliela dà in parte Dumfries, ma non con la qualità che gli dà Hakimi. Lukaku e Dzeko ovviamente non sono paragonabili da questo punto di vista. Certo. Ha perso anche delle alternative, perché Lukaku poteva farti giocare verticale, ma anche tenendo palla, facendo perdere tempo agli avversari, lottando in area di rigore. Dzeko questo lavoro non lo fa. E ha perso anche, qui vengo dalla tua parte, un po' di carattere. Di cazzim, di incazzatura, chiedo scusa. Però Inzaghi questo non l'ha mai avuto. Quello che poteva avere, a differenza di Conte, magari era qualche guizzo in più ai giocatori per poter fare qualcosa di diverso dal 3-5-2 base che non cambi mai. Potresti magari pensare ad un 4-4-2, ad esempio, con tutti gli esterni che è in rosa. Ecco, in non questo. Solo, anche secondo me in questo sta mancando Inzaghi. Non scusami, Emanuele, anche dei giocatori che è in rosa, lui ha delle visioni talebane. Gagliardini non ha mai giocato, Sanchez deve entrare un quarto d'ora, 20 minuti dalla fine. Cioè, è un bravo allenatore che mostra i suoi limiti. Quindi l'Inter deve veramente lisciarsi il gomito se arriva nelle prime quattro. Però ha detto anche questo. Anche Conte non cambiava mai. Però Conte non cambiava mai, è il primo anno di Conte. Sì, ma ti dava quell'iniezione, quella consapevolezza di forza che lui non riesce a dare. Il primo anno di Conte, Fabio, l'Inter ha avuto dei problemi, Non è stata una cavalcata vincente. È arrivato a un punto della Juve, ma a livello statistico. Ho capito, in realtà, ma questo è ereditato una squadra che aveva ormai introitato il concetto di vittoria, gli errori probabilmente stanno anche a monte, non solo, non solo ascrivibile all'allenatore, ma anche alla società, che forse non ha trovato i sostituti ideali, al di là del fatto che siano stati utilizzati in una maniera piuttosto che in un'altra. Ma credo che quest'estate ci sia stato un grandissimo errore da parte della dirigenza, perché ci può stare, devi comunque tagliare perché i problemi economici ci sono stati, e sostituire, e è stato fatto quasi tutto bene. Forse l'acquisto di Correa è stato sbagliato al 100%. Eccoci tornati insieme a voi, e volevo ricordarvi di mandare le vostre domande di calciomercato al nostro Super Santini, che dopo le 23:30 avremo la nostra finestra sempre di mercato. Sempre dopo le 23:30, sì. Sempre a quell'ora. Mi dispiace Vigliotti, ma devi rimanere collegato con noi, se ti va. Anche perché devo fargli una domanda. Quindi vi lascio il numero di telefono, il 348-6111-411. Aspettiamo il vostro WhatsApp. Allora, cara Barbara, io vorrei chiedere alla regia se ci manda la classifica, così la facciamo vedere, perché per l'effetto di questa domenica, che cosa succede con la classifica? Il Milan a 66 punti, il Napoli a 3 punti, l'Inter con una partita in meno a 6, la Juve a un punto dall'Inter. Allora, colgo l'occasione per vedere questa classifica, perché poi c'è l'Atalanta a 51, ma anche lei con una partita in meno.
per andare dal nostro Marcello e dirgli: allora, è importante o non è importante la sfida della prossima giornata di campionato tra Juventus ed Inter? Perché è importante? Vai, vai. È importante. No, no, è importante per il semplice motivo che tu devi comunque fare i punti da qui alla fine, cioè ci mancano ancora 8 giornate, non è che puoi adesso accontentarti dei punticini raccolti qua e là. Cioè l'Atalanta ieri ha vinto a Bologna, quindi ti sta sempre dietro, deve ancora recuperare col Torino. Quindi tu comunque è importante per quello, non guardarlo sempre nell'ottica dello scudetto, perché lo sai come la penso, lo scudetto non esiste. Poi se l'Inter crolla e la Juve arriva terza, beh, è sempre una bella soddisfazione arrivare da Però questa domenica, cioè nel prossimo turno, perché non sarà questa domenica ma sarà dopo, però il prossimo turno propone, vado da Emanuele, perché propone due partite importanti in cui se il Milan fa il suo dovere e batte in casa il Bologna, insomma, il Napoli va a Bergamo. Un bel periodo. Il Napoli va a Bergamo, l'Inter affronta la Juventus a Torino, il Milan può decollare, però le altre si possono anche attaccare l'una con l'altra. È una giornata che è favorevole al Milan, è inutile sottolinearlo, perché comunque sia le altre quattro che sono dietro si scontrano fra di loro. E io da tempo dicevo che soprattutto per Juventus e Inter è sfida scudetto questa. Io, a differenza di Marcello, continuo a considerare la Juventus una rivale per lo scudetto, anche perché dopo il mercato invernale è una delle rose che ha più qualità al suo interno. Senza quindi... Zaccaria, che è infortunato. Vabbè, ma Zaccaria doveva in teoria tornare giusto per la partita. Vediamo se ce la farà oppure no, c'è tempo, manca ancora una settimana e mezzo, però resta il fatto che quella per le due è sicuramente uno scontro dentro fuori per la lotta scudetto. Perché a prescindere dai 3 punti che ci sono in palio, per tutto ciò che ruota attorno a Juventus-Inter, quella chi vince quella partita ha tutto il plus che può avere per il proseguo del campionato. Dicevamo, ma Dybala per chi gioca? No, ma però adesso... Io mi gioco una fish che sta in panchina per 75 minuti almeno. Però Maurizio oggi ha chiesto a Marcello se è importante Juventus... Ma Inter-Juventus è importante anche se sono tredicesime, quattordicesime. No, ma è importante per lo scudetto. Ma è importante, è la partita Juventus scudetto delle due. Una banale. Per lo scudetto. Per la corsa delle due allo scudetto è fondamentale. Beh, diciamo così, la corsa delle è due importante per la corsa allo scudetto, ma è ancora più decisiva per chi non lotterà per lo scudetto. Certo. Molto probabilmente. Farà fuori una delle due nella lotta scudetto. Perché una 100%. Delle due potrebbe finire fuori. O tutte fuori. E due col pareggio. Oppure una delle due. Basta che il Milan, cosa non scontata però possibile, faccia il suo dovere. Perché continui a inzigare? Io non sto inzigando, io sto inzigando. Sto cercando di onda al Bologna, di capire, Maurizio. Pensa che se finisce pari Juventus Inter, come diceva Emanuele, loro hanno 2 risultati su 3 addirittura, il vantaggio di giocare dopo. Sì, il vantaggio di giocare dopo, ma l'Inter l'ha avuto questo vantaggio, ma di certo, giocare dopo e non l'ha sfruttato, anzi è innegabile che giocare dopo è un vantaggio. Diciamo delicato, mettiamolo così, ma è tranchant nella maniera più assoluta, cioè è distruttivo su quello che è il significato di Dybala per la Juventus. Sì, ma infatti lui dice, tira fuori le presenze e le presenze, cioè, negli ultimi due stagioni, Dybala ha saltato la bellezza di 213 giorni, lui è stato infortunato nelle ultime 2 stagioni, compreso questa, quella precedente e questa, sono tantissimi, soprattutto è mancato in tantissimi momenti chiave della stagione, partite importanti lui non c'era. Faccio solo l'esempio per quello che riguarda la Champions League: l'anno scorso col Porto non gioca andata e ritorno, quest'anno non gioca l'andata con Villarreal, gioca 20 minuti pessimi del ritorno a Torino, e quindi è un giocatore inaffidabile, cioè è uno dei giocatori più forti che hai, però non sai quando lo puoi usare, incognita, e poi ti mette appunto considerazioni economiche, perché lui chiedeva tantissimi soldi, non si accontentava di quello che la Juventus gli ha offerto, era arrivato a un compromesso di 8 più 2, 10, ma meno di 10 non andava a Dybala. Quindi tutto sto amore, anche se quando lui diceva ma io amo la Juventus, voglio continuare a stare con la Juventus, se voleva stare alla Juventus poteva benissimo allora accettare un contratto minore. Se ci teneva così tanto, poi è chiaro che nei giocatori non ho mai visto dei giocatori
Esatto, non ci sono state offerte però, ecco, capito? Cioè, zero, è questo il problema, zero. Lui secondo me non se l'aspettava questo. Non gliel'ha proposto, ma lui poteva fare come Del Piero, cioè adesso, facendo non i debiti paragoni, perché Del Piero aveva 38 anni quando disse firma in bianco e lui chiaramente ne ha 29 e non può firmare in bianco, però poteva benissimo dire guardate, ma io mi accontento anche di meno perché io voglio continuare a stare alla Juventus, questo non l'ha mai detto, questo discorso non l'ha mai fatto, anzi. C'era ancora il discorso riguardante la procura, per modo di dire, del concessionario d'auto a cui si è fatto rappresentare che voleva anche la sua parte e quindi aumentava ancora di più il costo. Però Marcello, perché un giocatore che comunque ha 29 anni, nel pieno della sua maturità, quando ha dei compagni di squadra che vanno a prendere più di lui, deve accettare di meno? Perché non puoi assicurare la tua presenza, cioè il tuo stato di salute. Lui però negli ultimi due anni, è vero che ha saltato un sacco di giorni, ma quanti sono stati per il Covid lungo che ha fatto? Vabbè, lascia stare il Covid. È una variabile che condiziona inevitabilmente. No, Travaccieri, ascolta una cosa. Vabbè. Io nei 213 non ho messo il Covid, ho messo solo infortuni muscolari. 213 solo per infortuni muscolari. No, anche quello, il sospetto è che questi infortuni erano, diciamo, perché poi andava a fare le visite mediche e non si trovava nulla. No, allora diciamo che la prima questione è, conoscendo Dybala, che non mi sembra, e Marcello forse lo confermerà, non mi sembra il classico giocatore dal carattere forte. Un'uscita del genere di arriva bene rischia di minare la stagione di Dybala da qui a maggio, giugno. Perché se non ha le palle, tra virgolette, come dice Marcello, dopo una dichiarazione del genere rischi di perderlo definitivamente. Magari. Ma quella che fece un mese e mezzo però io fa mi ricordo, voglio tornare al fatto che quando la Juve annuncia Vlahovic, lui l'ha detto, Marcello, ma l'abbiamo pensato tutti, che Vlahovic arrivava a gennaio perché Dybala era fuori dal progetto e poi, secondo me, ha inciso anche un po' la vita privata, perché quell'episodio del viaggio a Milano per la Fashion Week da infortunato, una società quando vai a rinnovare te lo fa pesare magari in maniera minore rispetto al contratto. Io voglio essere, e soprattutto la durata ha avuto un altro aspetto. Io voglio essere ancora più malizioso. L'ultima notizia che è filtrata dalla Continassa questo fine settimana ha riguardato proprio Dybala. Sì. Quando sono andati lui e Cuadrado e altri a chiedergli di spostare gli orari, no? Ma secondo voi, vi chiedo, una notizia del genere, che la Juventus notizie non escono quasi mai, noi che siamo giornalisti lo sappiamo che dalla Continassa esce pochissimo, come mai nel giro di poco è uscita? Chi l'ha fatta uscire? Colpare di Dybala pure di questo. No, è un'operazione precisa. Aggiungo, Marcello, che è stata più la società. Nello stesso giorno esce sia la questione di Dybala e della lite con Allegri, sia la Juve concede arriva bene al Corriere, Dybala con Allegri sulla Gazzetta. Stesso giorno esce anche il giorno e data dell'incontro che ci sarebbe stato a Tutto Sport. Quindi tutti e tre. La Talpa è solo uno. Tutti e tre i giornali più importanti d'Italia hanno avuto una notizia. Ma dalla come notizia. Mai? Era un'operazione stesso giorno. Ma come mai? Ma chi è che la fa filtrare? Secondo me è stata la stessa società che l'ha fatto filtrare. Perché aveva interesse a mettere in una certa ottica, su un certo piano Dybala. Dybala secondo me va inquadrato anche in un discorso a più ampio raggio, mi spiego meglio. Il calcio di oggi, senza gli allenamenti eccetera, ha procurato una serie di infortuni notevolissimi. Cioè, voglio dire, un altro giocatore che va per la maggiore, che è considerato un talento, Zaniolo, è più le volte che sta fermo che quelle che gioca. Dybala è soggetto a infortuni perché anche lui ne risente di questa mancanza di preparazione, di questo lavoro totalmente diverso rispetto a degli impegni ravvicinati. C'è chi lo sente di più per la questione fisica e chi lo sente di meno, però a livello generale gli infortuni per problemi muscolari, che sono una diretta conseguenza della situazione che si è venuta a creare quest'anno,
rientra purtroppo nella logica della normalità. Questo vale per Zaniolo, vale per Zaniolo, vale per Dybala, vale per molti altri che sicuramente sono stati per assenti. Tutti i giocatori si sta giocando veramente tanto, quindi i carichi di lavoro sono sempre maggiori e c'è sempre meno tempo per recuperare e anche per allenarsi. Su Zaniolo però c'è stata anche un po' di sfortuna, perché i due infortuni più gravi che ha avuto sono stati traumatici, la rottura del crociato. Sì, tutto quello che vuoi. Quelli muscolari sono... sono i due casi più muscolari, ma poi potrebbero citarne altri, perché gli infortuni sono stati... Guarda, ti cito un giocatore che è simile a Dybala, che è Correa. L'errore fatto dall'Inter. Correa è un altro giocatore che ogni 2x3 ha un problemino fisico. Cioè, quindi adesso Dybala è diventato un errore? No, non è un errore. No, era Correa l'errore dell'Inter andare a prenderlo quest'estate. Dybala, io lo prenderei oggi comunque ad occhi chiusi in qualunque squadra. No, allora, la differenza è che tu lo prenderesti ad occhi chiusi a zero. Nel caso anche la Juventus l'avrebbe rinnovato a zero. Che da Torino poteva andare via solo a zero, perché oggi un giocatore come Dybala è vero che ha l'ingaggio alto, però 20-30 milioni, non di più, per un giocatore che comunque non ti garantisce. Sì, però avresti recuperato qualcosina. Maurizio, il caso di Zaniolo, però è caro. Ma l'errore lì la fece la società, che nel momento in cui lui fece quel rifiuto, 3 anni fa, e puntò i piedi, e sbeffeggiò anche in quel caso la società, perché ricordatevi che si gioca l'amichevole con la Triestina, lui fa un bel gol, e poi si mise a girare per il campo con la maglia tirata su, no? Per far vedere, io sono Dybala, quello che questi vogliono scaricare. E già lì, cioè, non l'ha mai digerita. No, mai. Sì, ma lui non l'ha mai digerita. Non l'ha mai digerita. La storia di Lukaku non l'ha mai digerita, Marcello. Lui non l'ha mai digerita, ma nemmeno la società l'ha digerita. Perché, scusami, la società lì fece quel grave errore di non metterlo fuori rosa. Come fece per Mandzukic, perché Mandzukic, secondo me, sbagliando, lo mise fuori rosa e poi lo lasciò andare a gennaio. Lui avrebbe dovuto fare la stessa cosa con Dybala, non invece cedere al ricatto e venderlo poi nel mercato successivo di invernale, probabilmente quei 20-30 milioni l'avrebbe tirati su, 20-30-40 l'avrebbe tirati su, non gli 80-90 che voleva, ecco, sicuramente la metà o meno della metà l'avrebbe tirati ancora su. Sì. Ma lì fece l'errore la società. C'era da dire sul caso Zaniolo, c'è anche... Di Zaniolo ne parliamo dopo, perché siamo in pubblicità. C'è da dire che è stato due volte. Ma è una logica conseguenza. Dybala, certo. Allora la Juventus. Capito? Sarebbe stato riduttivo, caro Maurizio. Ma per dire, gli avremmo offerto così poco che quasi ci imbarazzava fargli l'offerta. Insomma, il succo. Ha girato la frittata, Maurizio, certo. Dai, è una bella vendetta che si è presa la Juventus per gli atteggiamenti. Sì. Comunque, diciamo, il futuro di Dybala è già scritto, come prima lo chiedevi. Due sono le società di cui più si parla. Uno è l'Inter, che si è mossa già in tempi non sospetti. L'altro è l'Atletico Madrid. E attenzione, perché nelle ultime 2 settimane l'Atletico Madrid ha accelerato l'assedio al gruppo che fa capo ad Antun, il procuratore di Dybala, e sarebbe pronto a offrirgli anche una cifra per 4 anni anche più sostanziosa di quanto gli offra l'Inter. Ma l'Inter gli offre due, come dire, valori. Uno è la centralità del progetto e l'altro è il fatto che comunque Dybala è sempre stato un obiettivo di Marotta, un giocatore ammirato, apprezzato da Marotta, quindi molto valutato. Gianluca, visto da Napoli, e 4 anni di vale contratto. La centralità del progetto Dybala per una squadra qualunque essa sia? Sai, chiesto a me, Maurizio? Sì. Sì, scusami, no, si era saltato un attimo il collegamento. Io credo che Fabio, come al solito, abbia centrato immediatamente l'obiettivo Inter. Ho qualche perplessità sulla questione dell'Atletico Madrid. Al di là del ciolito Simeone, l'Atletico c'ha già Joao Felix, insomma mi sembra difficile che possa fare, a meno che non lo lo venda, stavo dicendo, a meno che non lo venda, potrebbe essere eventualmente poi il suo naturale sostituto. Io sono del partito di Marcello Chirico fin da sempre. Non puoi fare un investimento su un giocatore che in questo momento, al di là della sua indiscutibile valenza e classe, non ti dà garanzie dal punto di vista fisico. Lasciamo perdere l'aspetto economico, lasciamo perdere la durata, la questione è fisica, ragazzi. Dybala
È finito il tempo, te l'hai saltato. No, no, non è saltato, no, no, ti sentiamo perfettamente. Ci siamo. Ti sentiamo perfettamente. Comunque abbiamo capito quello che volevi dire. Però se ribaltiamo la questione e guardiamo l'Inter che è la principale pretendente, l'Inter è un investimento importante dal punto di vista economico come quello che potrebbe fare per Dybala, su un giocatore che non dava certezze fisiche. L'ha fatto, anzi ne ha fatti due. Sanchez e Correa sono due giocatori che non danno certezze fisiche. E ha fatto un investimento da un lato economico per l'ingaggio, dall'altro punto di vista il cartellino. Quindi ci sta. Infatti ha fatto due errori. Sono d'accordo. Scusami. Infatti sono uno dei che non l'Inter può ripetere, Riccardo. Uno dei due andrà via. Attenzione, quando appunto Fabio dice la centralità. La centralità in un progetto per Dybala è fondamentale. Perché lui, quando arriva lui in una squadra, lui vuole essere lui il titolare. Cioè, lui soffre la presenza di qualsiasi altro che gli faccia ombra. Non ne parliamo di uno come Cristiano Ronaldo, perché francamente non lo sopportava proprio. Però qualsiasi altro giocatore che lo oscuri gli dà fastidio. Quindi all'Inter, all'Atletico Madrid, dovunque vada, devono sapere che lui se arriva vuole il posto. Poi è chiaro che poi ha gli infortuni e poi quel posto se lo perde, però lui è fatto così, ed è un altro problema per qualsiasi squadra che lo deve gestire, perché lui sembra un bravo ragazzino, tutto a modo eccetera, ma poi ha un bel caratterino. Vuole il posto, ma se lo merita anche. Sì, però il peso degli infortuni, l'infortunio, la carriera di Dybala ha un peso. Per perché me ti io meriti lo prendo. Il posto quando sei decisivo. Sì, certo. Quando tu Dybala sei decisivo se ti senti che allora, fai parte di un gruppo di cui sei leader. Allora è chiaro che se lui sceglie così. È lui che è chiaro che se lui sceglie Milano, evidentemente con Marotta ci ha parlato e gli hanno dato delle garanzie. Il problema è questo: a zero, secondo me, è un investimento da provare a fare perché praticamente lasci Sanchez che ha lo stesso ingaggio. Poi dopo diremo una novità sulla punta che potrebbe essere in uscita, però la mia paura qual è? La mia paura è che arrivi Dybala e esca Martinez, cioè in un'ottica di Inter che va a rafforzarsi, considerando l'estate precedente. Io non la considererei proprio una paura, io la darei come per certezza, no, ecco, sono due giocatori che per l'Inter sono così, fanno scopa uno sull'altro. Allora, io dico, se devi prendere Dybala a zero perché devi praticamente sostituire, diciamo, Correa e Sanchez, è un'alternativa che ti dà, che non è obbligato a giocare 50 partite, perché se tu hai Lautaro Martinez, se hai Dzeko e molto ovviamente hai un'altra punta, allora riesci anche a sfruttare Dybala. Però ripeto, Marcello ha ragione su una cosa: Dybala è un giocatore che si muove oggi perché è a zero. Perché se no nessuno oggi mette 30 milioni per Dybala. Io ecco, volevo rispondere a Emanuele rispetto a quest'ultima dichiarazione che ha fatto, che dice uno è il doppione dell'altro. Attento Emanuele, perché Diego Pablo Simeone ha un obiettivo, prendere Lautaro e prendere Dybala. E farebbe l'errore, l'errore più grande che potrebbe fare. Sono Joao Felix. Oltre al fatto che devono sostituire Suarez perché è in scadenza anche lui, e su Griezmann ci sono dei grossi punti di domanda. Però c'è scadenza anche lui, E devono ancora pagarlo al Barcellona, però quindi vabbè, c'è da fare un discorso un po' più alto. Io credo che tutti e due non li facciano. Io credo che oggi l'Inter è. Però considerate Lautaro Martinez e Dybala, come giocano in campo. Nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, perché Inzaghi, con tutte le polemiche che ci sono, rimarrà l'allenatore dell'Inter, a prescindere da come finirà la stagione, a meno che non ci siano cataclismi. A meno che non ci siano cataclismi, però se arriva nei primi 4 rimane allenatore dell'Inter, esatto, quindi gioca ancora col 3-5-2. No, ma nel 3-5-2 Dybala, Lautaro non puoi farlo. Ma lui ha ragione, non solo nell'Inter, lui ha ragione nell'Argentina. Nell'Argentina, quando Lautaro nessuno ha preso campo, Dybala è stato fuori. Tutti e due che stanno come indietro. La raccontate voi, va via Correa, va via Sanchez e va via Martinez. A questo punto rimane solo Dybala non basta. Sì, no, infatti, ma sicuramente non basta. Ma a parte che io ho un sogno. Non basta, ma infatti l'Inter si muove anche su però altri loro due dietro, una punta. Tu dici sono poco compatibili, però ripeto, io Dybala a zero a Milano lo porto, anche perché mi dicono che è vero che è stato molte volte, giriamo la medaglia, perché l'Inter è così pazza da prendere uno che si infortuna spesso? Potrebbe anche darsi che, siccome ce l'hanno detto anche notizie provenienti dagli amici juventini,
magari il tipo di allenamento della Juve. Hai amici juventini? Sì, perché qualcuno deve tenerlo buono. Perché la notizia diventa questa. Qualcuno deve tenerlo buono, perché se domani ti rubano in casa, tu sai da chi andare. No, scherzo. No, dicevo, da amici juventini... fuori il suo spirito barista. No, però no, da amici juventini mi dicono che i tanti infortuni dipendono anche dai modi di allenamento. Capisci? Magari un giocatore che cambia ambiente... Cioè, Chirico ti sta dicendo che la Juventus fanno infortunare i giocatori? No. No, vabbè, però che quest'anno ci sia stato... Io parlo di quest'anno, che ci sono stati dei problemi a livello di allenamento, perché sono stati troppi i muscolari. Allora, probabilmente c'è sono stati ovunque, Marcello. A proposito di questo... Ma non solo l'allenamento, ma ci sono stati ovunque. C'è un elenco, c'è un elenco ufficiale di infortuni che è impressionante. Di tutta la... No, ma non vuole essere la mia, non vuole essere una scusa, però quest'anno ne abbiamo avuti più dell'anno scorso, soprattutto tutti i muscolari e moltissime ricadute. Federico, a proposito di questo, è vero che Vlahovic non partirà per la nazionale per infortunio e ai lui anche Lautaro Martinez... È iniziata Juventus-Inter, no? Assolutamente sì, sono due situazioni diverse, perché Lautaro Martinez è risultato positivo al Covid, quindi non è una questione di infortunio. Covid vuol dire isolamento, vuol dire che non si sa, insomma, quando si negativizzerà, speriamo ovviamente presto per lui. Mentre invece Vlahovic ha un problema all'inguine, si parla di un lieve infortunio. Ora, la Serbia è già qualificata per i mondiali, quindi in questi 10 giorni non aveva due partite importanti o una partita importante, come per esempio all'Italia. Aveva due amichevoli, per cui si è deciso di comune accordo di non rischiare nulla. Il giocatore ha già lasciato il ritiro della Serbia ed è tornato a Torino. Quindi possiamo dire che per Vlahovic si tratta di un piccolo contrattempo e che forse, insomma, vista anche la situazione della Serbia e visto che al rientro c'è Juventus-Inter, Vlahovic ha scelto di tornare indietro e non rischiare nulla. Su Lautaro invece, come vi dicevo, è una questione di Covid, quindi chiaramente il discorso è completamente diverso. Torniamo in studio. La risposta a quale sondaggio? Perché ne avete fatte vedere tre. Se ti sei Inter o Juve? No. L'Inter rischia il quarto posto. Pensa che prima lo facevamo sulla Juventus questo sondaggio. Guarda, se la Juventus vince con l'Inter nella partita, la prossima partita, qualche rischio c'è. L'ha detto con una certa soddisfazione. Non ci voglio neanche pensare. Ma lo temi o no? No, perché adesso sinceramente che sia una catastrofe poco ci manca, però sono 9 punti di vantaggio, potenzialmente 12 sull'Atalanta. No, perché ha una partita in meno, come l'Inter. È anche vero che poi vai ad affrontare delle squadre che il loro obiettivo l'hanno raggiunto, cioè adesso parlare di rischio quarto posto non rischia quarto posto. L'Atalanta c'ha il Napoli, poi c'ha il Milan come partite difficili. Io parto dal presupposto, la mia risposta è no. Cioè non voglio neanche assolutamente no. Però guarda anche il calendario dell'Inter. L'Inter ha la Juventus, ovviamente, che se perdi male con la Juventus, la mia risposta è sì al sondaggio. Se invece non perdi o la porti a casa, cambia tutto. Però se perdi male con la Juventus, rischi. Ma poi dopo la Juventus hai il Verona e lo Spezia, che sulla carta ancora deve salvarsi, complicata, l'ha dimostrato anche il Milan al di là degli errori arbitrali. Poi hai la Coppa Italia, semifinale di ritorno col Milan, e la Roma. Questa Roma che sta cavalcando. Sì, ma la Roma è quella che vince il derby e poi perde con lo Spezia. Cioè io però non sono facilissime queste partite. Le prossime 5 partite. Se mi chiedete, sì, però non sono proprio l'ultima Inter per l'Inter. Se l'Inter mi chiedete, l'Inter ha buttato lo scudetto, parliamone. Se mi dite l'Inter rischia al quarto posto, vi dico di no. Dice di no. Cioè è il mio pronostico. Tu come la vedi? Io credo che l'esito del big match Juventus-Inter sia determinante per il raggiungimento del quarto posto. E allora ti faccio questa domanda, ti voglio inzigare. In Juventus-Inter, tu per chi tifi?
No, io non tifo per nessuno. Sto allora sulle, mettiamo sto sulle rive del Fiume. Chi sulle, speri che vinca? Su, sto sulle rive del Fiume, non mi interessa. E aspetta. Su una riva, stai. Che su due. Sai, a livello di classifica. Sulla riva del Fiume. A livello di classifica e guardando i punti, potenzialmente. No, io non scelgo. Io scelgo. Lì esatto. C'è il fiume, passerà sì, qualche cadavere. Qualche cadavere passerà, sì o no? A te va bene il pareggio. Te va bene il pareggio. A me va bene tutto. Non ho problemi. No, lui deve sperare che non vinca l'Inter. Se Milan vince col Bologna, secondo me, non fa risultato. Perché l'Inter adesso, sinceramente, parliamo da presupposto. Si concretizza molto di più il sogno scudetto. Infatti, cioè, proviamo a fare una media tra l'Inter di novembre e dicembre e l'Inter di gennaio febbraio. L'Inter potenzialmente può vincere a Bologna. Quindi può. Ma quindi il milanista tutte, ma può pure perderle visto, che è, visto che è cambiata la prospettiva, perché fino a due settimane fa dicevi che col Bologna erano tre punti fatti. Però il milanista, se io fossi il tifoso del Milan, dico è l'Inter che mi è più addosso della Juventus, perché l'Inter potenzialmente ha tre punti. Però la Juventus vince, resta a sette dal Milan, passato Bologna, la Juve c'ha partite più facili. Io non lo so. Noi ci dimentichiamo anche il Napoli. Giustamente Tiziano dice: io mi metto lì, quello che succede, succede, aspetto. Gianluca si frega le mani. Però magari il pareggio. Gianluca non fa vedere le mani, perché in realtà lui se le sta fregando. Perché sta dicendo: qui mi tolgono dai giochi e io sono tranquillo. E tra i due litiganti, pum, capito? Perché anche perché il Napoli perché adesso c'ha l'Atalanta, no. Però tolta l'Atalanta, poi comincerà a diventare più facile. C'è Roma e Fiorentina dopo. Beh, dopo Roma e Fiorentina le ultime 5 sì, quelle ho prossime capito, 3 ma quando non c'è Roma e Fiorentina, Milan ha la Fiorentina e la Lazio. Migliatti, poi il Milan c'ha l'Atalanta, quindi c'hai le stesse partite più Migliatti, o meno. Sei a proposito di Atalanta, Tiziano. Ti do un numero. Ha segnato 20 gol in meno dell'anno scorso. 20 gol in meno. Sì. Ma è senza Zapata, anche l'Atalanta sta sto dicendo qual è il motivo, ho detto che ha segnato 20 gol in meno, punto. Quindi Tiziano, le caratteristiche offensive dell'Atalanta che erano Dazio. Sicuramente adesso ci ha trovato Sissé, magari ha scoperto un nuovo. Ci saranno tanti tifosi del Milan che tifferanno Atalanta in Europa League. Non ci credo. Perché sono bravi il Milan e l'Atalanta, ma sai se l'Atalanta arriva lì semifinale finale che c'è Atalanta-Milan non ti preoccupare, loro non è un problema tuo. A Bergamo non è un problema la cosa importante per il Napoli è non perdere a Bergamo andata tempi. La cosa importante è non perdere a Bergamo con l'Atalanta. Sì, perché c'è la squalifica di Rachmani, c'è la squalifica di Osimhen, sulla quale mi auguro che vorrei dedicare un ampio spazio. Lo devi chiedere a Bertone. C'è l'infortunio di Lorenzo. Sì, ma Federico è uno che non fallisce mai. Poi c'è l'infortunio di Lorenzo, c'è l'infortunio di Lorenzo anche in chiave nazionale abbastanza serio, almeno un mese fuori. E poi dobbiamo capire che cosa è successo ad Anghissà. Perché Anghissà non è andato a giocare con il Camerun il playoff per il Qatar, per il mondiale, sì, e non credo che sia un infortunio di poco conto, no. Perché una cosa è rinunciare a una partita amichevole per le nazionali e una cosa invece è che il Camerun rinuncia ad Anghissà per una qualificazione mondiale, quindi attenzione che andare a giocare a Bergamo con l'Atalanta, anche se l'Atalanta, dobbiamo essere onesti, anche lei è sfortunatissima, ha avuto un sacco di infortuni, cioè è veramente falcidiata anche lei. Però insomma è uno spartiacque importante. Non perdere a Bergamo sarebbe per il Napoli molto importante. Allora Federico, hai visto che cosa ti ha chiesto il buon Gianluca, no? Tra qualche minuto, un minuto, due minuti, faremo vedere. Gli faremo vedere, cercheremo di capire se questa ammonizione che è stata data a Osimhen, diffidato contro l'Udinese, è stata una decisione giusta da parte dell'arbitro Fornò oppure no. Ha fatto molto arrabbiare Spalletti questo, vero? Ha fatto arrabbiare Spalletti, ma devo dire che ha fatto arrabbiare tutti i napoletani e non solo. Io ho seguito un po' il dibattito che si è scatenato in questi due giorni e devo dire che sono in tanti a chiedersi perché è stata data quella ammonizione, però poi dopo la vediamo, quindi sarete voi a farvi un'idea. Bene, allora direi di fermarci un attimo.